artista e vincitrice del premio Mare Nostrum. Come hai vissuto questa giornata? Qual è il senso per te di questo premio? Ma innanzitutto sono molto commossa perché è un premio che veramente mi lusinga. Io ringrazio l'associazione Punto Critico, ringrazio la giuria di avermi fatto questo onore di scegliermi per darmi questo premio che per me è molto simbolico, soprattutto perché porta un nome come Mare Nostrum, che per noi algerini è molto significativo, perché mentre oggi si parla di scontro di civiltà, di guerre di religione, il Mediterraneo è l'area dove noi viviamo tutti insieme, sia noi dalla parte sud che voi dalla parte nord, è forse l'unica zona che testimonia che non ci saranno scontri di civiltà o di cultura, perché il Mediterraneo è una culla di molte religioni, di molte civiltà che attraverso i tempi, attraverso la storia, ha saputo comunque rimanere sempre un punto di incontro di tutti questi popoli. Giornalista dall'Algeria all'Italia e su e giù tra l'Algeria e l'Italia. Ci puoi dare qualche flash della tua storia? Io mi considero fortunata perché mi trovo un posto di osservazione, diciamo così, vivendo tra Algeria e Roma, però viaggio spesso nei paesi arabi, nei paesi europei e anche viaggio spesso in Italia. Questo mi permette veramente di allargare sempre di più il mio orizzonte, di allontanare sempre di più questi limiti che per forza qualcuno ha della sua nascita, dei pregiudizi, dei luoghi comuni che ogni giorno si spezzano di più. E soprattutto perché vedo i pregiudizi che hanno le altre verso per esempio la cultura araba o verso la religione musulmana, questo mi permette di avere altri punti di vista e soprattutto di allargare, dicevo, questo orizzonte e vedere come il mondo è molto ricco, come ogni cultura porta in sé delle ricchezze, delle saggezze e come ogni religione in sé ha una moralità o dei principi che per i popoli che la confessano sono comunque dei veri riferimenti culturali, per questo nessuno ha il diritto di offendere la religione di un altro, ancor meno di costringerlo a abbracciare una di cui non è convinto. Per questo la soluzione ideale sarebbe che tutti questi popoli vivono in tutta tolleranza. E infatti questo è, penso, il significato di questo premio, che ognuno nel suo campo, noi come giornalisti modestamente cerchiamo di sviluppare questo messaggio senza diventare degli ideologi o dei profeti, perché non è il nostro lavoro, non è il nostro ruolo, però ovviamente non, soprattutto non fare il contrario, cioè non far parte di questa armata di pseudo intellettuali che adesso attraverso il mondo spingono sempre di più verso quello che loro credono un imminente scontro di civiltà. Quali sono gli stereotipi che vuoi smascherare con questo scontro di inciviltà? Ma molti luoghi comuni purtroppo inquinano questo rapporto, questo dialogo fra europei e musulmani, diciamo così, quelli che sono considerati provenienti dal mondo musulmano, soprattutto per esempio il fatto di pensare che in questi paesi a società musulmani non succede niente, che la gente non si ribella, che non ci sono cambiamenti, che la donna è sottomessa, non è assolutamente così. Io nel libro lo dico, racconto con dati, cifre e spiego come in tutte queste società, con tutte le diversità che ci sono tra di loro, perché la società algerina è diversa di quella saudita, che è diversa di quella pakistana, che è completamente diversa di quella somala, tutte queste società hanno un processo di cambiamento dove le donne, il movimento femminile è molto forte, molto attivo, e ogni società ha comunque già cominciato un processo di cambiamento che, se in Algeria ha già portato alla libertà di espressione, al multipartismo, all'emancipazione delle donne, ancora molto rimane da fare purtroppo, ma che in altri paesi, per esempio paesi del Golfo, solo da un anno o due le donne hanno il diritto di votare. Sono ovviamente in realtà molto, molto contrastati fra di loro, però danno il segno come le cose stanno cambiando, e anche se questi cambiamenti da fuori sembrano lenti, questi sono veri e sono irreversibili. Basta ascoltarli, basta dare voce e solidarietà a quei movimenti che le portano avanti. E cosa ti portò a lasciare l'Algeria per l'Italia un po' di anni fa? Io non ho mai pensato di lasciare l'Algeria, perché avendo lasciato il mio primo mestiere per il quale sono laureata alla medicina, ho scelto il giornalismo perché veramente ero convinta di voler fare qualcosa di molto attivo, di impegnativo per cambiare il mio paese, la mia società. Ci credevo fortemente e ci credo tuttora. Però sono arrivata a un momento dove molti dei miei colleghi erano già andati via, io rifiutavo sempre questa minaccia terroristica che diventava sempre più pressante, più pesante, però sono arrivata al punto che una volta
parlando con colleghi, con i miei parenti, visto le minacce che erano molto più dirette, di dire io morta non servirò a nulla a questo mio paese, cioè era meglio andare fuori per un po' di tempo pensando che le cose migliorerebbero e poi tornare e cercare di riprendere questo impegno. Poi col tempo mi sono resa conto che era ancora più produttivo fare la stessa cosa essendo tra le due sponde del Mediterraneo, perché anche questo va fatto, cioè parlare di quello che succede giù, che spesso non arriva in Occidente, perché si sa che nella stampa occidentale quello che fa notizia sono soprattutto i massacri fatti di cronaca di sangue, mentre le cose positive, sociali che succedono, queste non arrivano. Magari se io riesco nel mio piccolo a portare avanti queste notizie sarebbe già un scopo di raggiunto. E certamente hai fatto la tua parte. Per finire, un flash sull'Algeria di oggi. Ma l'Algeria di oggi c'è molto ottimismo, nel senso che molte cose sono cambiate, il terrorismo e l'ideologia integralista sono state sconfitte almeno per il momento, c'è sempre la minaccia che ritornino su un'altra forma più subdola, però ci sono altri problemi, per esempio la corruzione. Io faccio parte dell'associazione algerina contro la corruzione e lì c'è una piaga enorme che rallenta lo sviluppo dell'economia, che fa che per esempio risolvere problemi acuti come per esempio la disoccupazione dei laureati ancora non è stata risolta, perché fra quelli che sono al governo nel regime non sono tutti uomini puliti e purtroppo sono loro che ostacolano questa vera ripresa di un paese ricchissimo con le sue risorse umane, ma anche ricchissimo perché è un paese produttore di petrolio e di gas. Su questo lato c'è ancora molto da fare. Grazie, buonasera e buona fortuna. Sara Zura Lukanić, premio letterario Mare Nostrum quest'anno, 2006. Cosa ha significato per te venire qua oggi, vincere questo premio con le tue storie? Sicuramente... prima di tutto far leggere alle persone le mie storie, per esempio adesso a gennaio esce il mio libro, il mio primo romanzo presso una casa editrice milanese, è sempre una storia vera di una donna, questa volta di mia terra d'origine, che diciamo non è importante se era Slovenia, Croazia, Bosnia eccetera, però è sempre una storia multiculturale, diciamo ispirata da una storia vera, ecco. Ci puoi raccontare un po' questa storia che ti ha portato a vincere questo premio? Questi popoli senza terra, come li hai vissuti tu? Come comunicasceli un pochettino? Allora, il rione Kurdistan fa parte delle mie storie di rioni di Europa dimenticata. Ci stanno pure rione, per esempio, di Laponia, rione Svenska, c'è rione dell'Est. Questa rione Kurdistan è praticamente dedicata a un mio amico curdo che ho conosciuto a Roma e effettivamente racconta la sua storia vera, diciamo tutte le sue peripezie, tutto quello che lui mi è riuscito a trasmettere di quella sua terra che io l'ho vissuta, anche se praticamente lui ha vissuto dentro un campo profughi. Grazie Sara e buona fortuna. Grazie a voi. Fatma, Malish. Allora, una cosa breve. Dici qualcosa di nuovo? Di nuovo. Di nuovo sul Sahara occidentale. Allora, di nuovo, purtroppo non c'è nulla. Al di là di un rappresentante speciale italiano che penso che sarà ostacolizzato nel suo lavoro, al di là della cattura l'altro ieri di un ragazzo sahrawi militante dei diritti umani che lavora nella miniera di Fos Bukhra, che è venuto 2 anni fa in Italia per assistere a una conferenza organizzata dai sindacati italiani per incentivare il dialogo tra il Marocco e il Sahara occidentale, e quindi non è una bella notizia. Noi siamo in attesa della quarta commissione che sta discutendo, in questi giorni finirà la discussione alla fine di ottobre sui paesi da decolonizzare. Marocco ha presentato ovviamente qualcosa che non è nuova, che è quella di dare un'autonomia ai Sahrawi sotto la bandiera marocchina, che ovviamente il Polisario non può accettare perché non ha la delega da parte del fronte Polisario, dal popolo Sahrawi, di accettare qualsiasi cosa che non prevede il diritto al voto, che prevede anche l'autodeterminazione dei Sahrawi. Io spero che dopo
questa commissione e ci sia una possibilità, data una possibilità finalmente ai Sahrawi di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. Il senso di questo giorno per te, per voi e di questo premio ovviamente? Per noi è molto importante anche perché è la prima volta che viene premiata una pacifista Sahrawi in assoluto. E come dicevo prima, non è comune veder premiare i pacifisti. Purtroppo, al di là del premio molto conosciuto che viene dato a persone estremamente note, che è il premio Nobel per la pace, noi Sahrawi, poi che siamo veramente oltre l'invisibilità, noi non abbiamo nessuna visibilità, e il fatto che ci sia stata premiata una donna Sahrawi dei territori occupati, che è la prima volta della sua vita che ha una possibilità di uscire e raccontare la propria storia, una donna che è mamma e che è una vera pacifista, che ha sempre steso una mano verso gli amici marocchini per poter avere un dialogo. Una donna che ha scelto anche di vivere nella stessa città dove è nata ed è pronta a pagare questo prezzo purché ci venga data la possibilità ai Sahrawi di esercitare il proprio diritto. Grazie Fatma, buona fortuna.